bello, la musichetta alla grotta. Alla grotta. E siamo arrivati ai tagli, Angela. Ma sai una cosa forte? Una cosa forte, non so se è forte, ma è forte. Gli americani lo sai che sono un po'. Sono un po'. Ecco, una città della Georgia, Georgia degli Stati Uniti, accoglierà nel il 2025 a Capodanno. Con un botto di 7 milioni di dollari, cioè un botto esagerato, veramente esageroso questo botto. Allora, martedì questa commissione della contea di Macon-Bibb ha approvato un piano per implodere un hotel vuoto di 16 piani a mezzanotte della vigilia di Capodanno. What do you think about? Che ne pensi? Ne penso che adesso, andando a sbirciare anche sul Bubu Target, cioè questi praticamente hanno comprato questo hotel che fondamentalmente non andava neanche tanto bene. L'hanno comprato a 4 milioni e mezzo di dollari. Sembra che lì ci abbia fatto la nanna anche Elvis Presley. Ma se butta giù una cosa dove ha fatto la nanna? Giù, se la sono comprati, sembra che sia costato anche tanto utilizzare sto botto. Sì, 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 il botto costerà 2 milioni e 6. E 4 milioni e mezzo hanno comprato il palazzo con questo hotel e 7 milioni, insomma, 7 milioni di botti. Megan Lester Miller, il sindaco, ha detto, l'abbiamo comprato apposta. Ah, cioè proprio l'hanno comprato per farlo zumba. Sì, che poi faranno un'implosione, no? Lo fanno zumba. Andranno gli artificieri, metteranno la dinamica al punto giusto e alla mezzanotte ci sarà questa implosione dell'hotel per distruggere. Poi molto probabilmente ci rifaranno qualche altra cosa. Vabbè, però insomma, un botto da 7 milioni a recuperare 7 milioni... non è facile. Tra l'altro loro, secondo me, anche hanno, non lo so, è una cosa strana, perché dice che il Dipartimento Bancario di New York sequestrò l'hotel nel 91, affermando che era un asset che faceva parte di un piano di frode e riciclaggio di denaro collegato alla banca di credito e commerciale internazionale. La banca fu accusata di aver aiutato chi? Saddam Hussein a nascondere i profitti del petrolio iracheno e di aver sostenuto gli accordi sulle armi di Oliver North. Quindi non c'entra nulla Rubagino. Rubagino non c'entra nulla. Però, cioè, voglio dire, c'è tanta storia sto palazzo. Sì. Elvis Presley ci fece la nanna. Collegato anche a questa storica cosa, insomma, storica situazione degli anni 90 con Saddam Hussein, insomma, far saltare così è peccato, secondo me. Poi costoso. Insomma, magari sotto c'è qualche altra cosa. Ci sono già gli immobiliaristi. Ci sono già gli immobiliaristi che sono pronti a costruire. Un sindaco, per aver tirato fuori 2 milioni e 600 mila euro, vuol dire che in programma c'è da riprendere qualcosina in più. Sembra che la posizione sia buona. I sindaci americani fanno cose così strane. L'altra sera guardavo il cielo e a un certo punto vedevo una stella che aveva una codina, no? Ho detto, mamma mia, ma che una stella cometa? Una stella cometa? Oppure è un alieno? Oppure è un disco volante? Poi la sera dopo stava lì, quindi ho detto, no, è una rifrazione di una stella che magari... però è un fenomeno particolare. Perché adesso si dice, storia, che gli avvistamenti degli UFO aumentano. Aumentano, oppure sì. Vengono detti, magari. Il Pentagono ha fatto la stima, come fa la stima il Pentagono? Stima. Ha registrato 750 nuovi casi, la maggior parte dei quali è stata spiegata come avvistamenti di palloni, di droni e altri oggetti comuni, però rimangono, di queste 750, 21 sono uscite un po' fuori dal mazzo. Non hanno saputo dare una spiegazione. No. Dice, qua non so chi sono questi, dobbiamo fare ulteriori analisi perché chissà da dove vengono. C'è anche il video. Beh, oggi fare il video. E forse anche quello aiuta. Le scazzottate, video, video, insomma, qualsiasi cosa adesso c'è il video. TikTok credo che sia la piattaforma più gettonata per i video. Per i video, no? Sì. Fai un TikTok.
Fai un TikTok. Recentemente sui social media, infatti, ha catturato una misteriosa sfera luminosa che sfrecciava nel cielo sopra New York. Sono fenomeni inspiegabili o cattiva identificazione? Non lo so, però diciamo che questo fatto dei social aiuta, perché con il social c'è più attenzione verso questi fenomeni, che saranno alieni, non saranno, non lo sappiamo. Oggi c'è anche più facoltà, si fa prima a montare anche delle cose, però vengono immediatamente dentro delle frodi, vengono smontate. Ci sono degli osservatori anche in Italia che sono molto seri, però comunque sia ci sono persone che seguono questo fenomeno e ci sono, insomma, cose che non sono tanto spiegabili, ecco, bisogna dobbiamo attendere che Bibistrick il marziano prima o poi si chissà quale, se Bibistrick il marziano chissà. E cioè, questo ne abbiamo discusso altre volte, continueremo a discutere, certo. È qualcosa di affascinante il fatto, abbiamo prima parlato della reincarnazione, spesso parliamo l'anima, il corpo, lo spirito, e ci piace parlare di queste cose che sono un po' fantascientifiche, ma che allo stesso tempo ci fanno riflettere, e c'è una sola domanda che ci poniamo: perché sono noi? È sempre l'anima, cioè la domanda è importante, però la domanda è importante. Perché sono noi? Siamo più belli? È strano poi, insomma, siamo soli. Essere soli, insomma, infatti se penso che siamo soli c'è un po' di sconforto. Però l'altra volta abbiamo parlato di quella foresta oscura, quella teoria, ma lo sai, in effetti a vedere da lontano questo mondo, questa palletta dove tutti si fanno la guerra, insomma, se io fossi un alieno non lo so, bambino, fare gli affari miei. Da bambino pensavo, quando vedevo questa immagine di questa palla blu, sta palla, no? E dico, ma quello che sta sotto qui non sta a testa in giù. Cioè, come io vedo tutto dritto, ma quello sta a testa in giù. Non cade. E poi dopo uno va a scuola, studia le forze centripete, le forze peso, tutte le cose. Però a me mica mi convince, sai? Sta cosa, è una soluzione, dicono che è così, che ci sono queste varie forze che ci mantengono. Per esempio, per creare la gravità artificiale, la gravità nella stazione spaziale, la stazione spaziale ruota e quindi crea una forza che ti tiene. L'esempio più semplice: l'acqua nel secchio, la prendi e la fai girare vorticosamente sopra la tua testa, l'acqua non cade. Mamma mia, pazzesco. Perché c'è la forza, una forza che la tiene dentro il secchio, quindi insomma parte da lì, dalla cosa più semplice, per arrivare al fatto che la gravità della Terra, perché ruota, perché gira, comunque l'atmosfera che spinge e crea questa... A me mi fa pensare... Non capito? Perché Angelo, quando tu pusci sotto, scatti sotto, non ci sta niente, non mi piace il E quello invece non dasci. Ma a me sai, questo, quando si parla di tutte queste forze, queste cose, mi viene da pensare come hanno fatto gli antichi romani a fare il Pantheon, che c'è sopra l'oculus aperto, e non c'è più. Guarda, che io dico, alzo le mani, perché secondo me. Credo che c'era proprio un documentario qualche sera fa, ma no, era purtroppo in ora tarda per me, nel senso che c'era tutta la buona volontà di vedere, ma il sonno mi gabbò, come si dice. E quindi, Dolce gabbotto, e quindi non riuscì a vederne la conclusione, però c'è questa cosa bellissima. Cioè, quindi non l'hai scoperto perché ti sei addormentato. Mi sono addormentato, ma l'avevo già letto, ma volevo essere rinfrescato anche da immagini, per capire veramente come in modo proprio tecnico sia stata pensata una cosa del genere. In realtà non ci piove, è una cosa, e tante di queste costruzioni. Quindi quando qualcuno sono... al vecchio detto dice: oh, che fa, c'è piove a Roma, sì, nel Pantheon no. Ecco perché, perché c'è il buco, ma non piove. Ragazzi, noi ci vediamo martedì con la gatta che ci cova. Chi abbiamo? Possiamo avere qualche anticipazione? Sì, parleremo di sicurezza nelle scuole, sicurezza in generale, con un ingegnere dell'Embitel, che sarebbe un ente nazionale proprio che si occupa di queste cose di sicurezza
in generale di scuola, eccetera. Ok, perfetto. Allora noi abbiamo terminato anche oggi, questo venerdì, e Angela, noi dobbiamo innanzitutto ringraziare Beniamino Cardines, l'ospite che è stato con noi, sempre sì. Interessante ascoltare Beniamino. Avevo una domanda che mi ero appuntata, ma non ho fatto il tempo a fargliela, tipo, vabbè, la passione, tutta questa passione non ti fa stancare, perché sembra che non si stanchi mai, e soprattutto quando ha parlato del... la storiella alla Fontana di Trevi, gli volevo dire che c'era qualcosa da riscrivere, perché oggi al posto della vasca c'è una bacinella d'acqua che ci hanno messo fuori, dove si butta la monetina, perché l'acqua è stata completamente prosciugata all'interno della fontana. Ecco, quindi la bacinella è più facile. È più facile, metti il libro, insomma, ti devi mettere in fila, perché insomma, c'era questa bacinellona. Triste però. Triste. Ma è molto triste. Vabbè, però grazie che ce l'hai detta questa cosa della bacinella. Venerdì prossimo no, venerdì prossimo non ci siamo, non ci siamo, perché siamo. Andiamo ai mercatini di Natale e c'è San Nicola. E c'è San Nicola, quindi andiamo ai mercatini di Natale, compreremo qualche pallina da mettere qui in radio. E però ritorneremo poi puntuali con Gatta Cicova per poi riprendere sempre il venerdì con Bubu Tag ed è tutto quello che ci sarà dopo, perché ecco, dopo Natale sicuramente debutteremo anche con un altro programma che si chiama Civico 177, lo stiamo preparando insieme a tante altre cose e quindi ci saremo. Buona serata a ciao tutti, a tutti voi, amori. Grazie a tutti ciao. Voi radioascoltatori, mi raccomando, questa sera fate quello che volete, divano, leggete, guardatevi un film, oppure non fate nulla, perché è bello, sicuramente è bello non anche fare nulla. Non fare nulla. È vero. Ciao.